Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Io sono Mo79 e siamo tornati in questo nuovissimo video di Minecraft Pocket Edition. Siamo tornati in una nuova serie perché un amico mio ha giocato a Minecraft, mi ha rovinato il mondo e io veramente ho bestemmiato come un pazzo. Tralasciando. Prendiamo giusto questo albero perché io, a me io preferisco l'albero di spruzzo. Vabbè, mo lasciando mi piace perché veramente io non ce la faccio più. Minecraft si chiude, cioè Minecraft Mobizen si chiude ogni 2 secondi, Minecraft si bugga. Vabbè, lasciamo stare. Andiamo qui anche perché se un attimo soltanto perché qua c'è la neve. Quindi potrebbe essere che la nostra casa potrebbe essere ambientata qui, perché c'è la sabbia, c'è la pianura, c'è il bioma degli spruzzo. Io amo questo mondo, quindi iniziamo. Solo che... vabbè, no, niente, ragazzi. Prendiamo la legna di spruzzo. Allora, se sto zitto è perché tra pochi minuti Mobizen si chiuderà, quindi che registra fare, ragazzi? Non so veramente più come fare. Andiamo. Sto zitto perché prendere la legna, questa legna, è soprattutto difficile, spaccarla a mano. So che poi mi potrei far lasciare. Là comunque c'è pure la cosa. Un albero di spruzzo. Ah, comunque, perché si chiuderà Mobizen? Perché la RAM del mio telefono non riesce a contenere così tanto spazio. Che ho cancellato al minimo 700 MB. E non è ancora sufficiente. D'accordo. Vabbè, comunque l'importante è stare tranquilli e l'importante è che Minecraft non si buggi. Un altro albero di spruce, prendiamo questo pezzo di legno che mi ero completamente scordato, non l'avevo neanche visto, meno male che ho gli occhiali. Va bene, ci gela il ghiaccio. Prendi, Madonna Santa, sta cosa. Allora. Andiamo avanti. Ah no, ma... Allora. Stiamo zitti e non... No, non ce la giochiamo. Allora. Facciamo questo legno qua. Allora. Mettiamo qua 2 3 4 e andiamo su, ragazzi. Non ci preoccupiamo. Scusatemi se all'inizio sono stato un po' triste, però visto che Mobizen non si sta chiudendo sempre, non ci giochiamo, no? Non ce la giochiamo. Quindi iniziamo a prendere la legna di spruce. Questo è un bell'albero grande. A me l'importante, mi bastano solamente 4 alberi di spruce. Scusatemi, non so l'inglese. Allora, e poi l'importante è, no, basta per me, perché comunque facendo il super mega albero, che comprende sempre 4 alberi di, 4, vabbè, no? Avete capito? Io potrei prendere uno stack 45, cioè diciamo che è quello che se ne va facendo un albero di un mega albero di spruzzo. Qual è la legna in cui si prende? Ne abbiamo già 3, no?
Abbiamo già 28 pezzi di cose, di cagatela. L'importante adesso è prendere la legna e gli alberi piccolini. Prendiamo. Forse dovrei andare a cercare le pecore. Però sopravvivere la notte sulla neve è facilissimo. Quindi un albero di spruzzo. Quindi il nostro obiettivo è completato. Prendiamo questo. Cioè, uccidiamo la pecora. Uccidiamo la pecora. Mi ha dato la notte. Allora, no, prendiamo. Ok. Quindi prendiamoci la roccia e il carbone e aggrediamoci a bestia, ragazzi. Ma proprio, se sapete, ecco, vedete? Se sapete cosa significa bestia? A bestia significa veramente che diventiamo dei mastodontici pezzi di merda che sono fatti tanti upgrade che hanno lasciato indietro veramente il mondo intero. Quindi, iniziamo. Vabbè, ci vediamo dopo quando avrò preso il carbone e tutto il resto. Intanto metto il gioco un attimo in pausa, cioè metto la registrazione un attimo in pausa e ci vediamo dopo quando avrò fatto tanta roccia e aver preso il carbone. Ciao! Allora ragazzi, questa sarà una notte di sopravvivenza perché io ho preso la roccia, ho preso il carbone, ho preso, vabbè, ho preso il ferro, ho preso 8 pezzi di ferro, direi che basta, ne avanzano. Ma ragazzi, ma a noi cosa ci serve adesso? Ci servono le pecore. E le pecore si trovano nella neve? Sulla neve? Sulla neve dov'è che si può trovare? Non credo. Quindi, dove possiamo trovare le pecore? Nella pianura. Ma io ho trovato il bioma della pianura, di queste cose qua, no? Gli alberi degli spruzzo, di questa roba qua, roba del genere. Ma noi, la notte, cosa faremo? Cioè, non è che possiamo stare tutta la notte ad uccidere ragni o scheletri o zombie o creeper o streghe o tutti i mob che volete, no? Vorremmo un letto. Il letto si fa con la lana, no? Giusto? Allora, noi dovremmo andare in quella dannevole pianura e sperare di trovare due pecore che danno due pezzi di lana, venire qui e poi viaggiare per il lungo deserto nevoso, pieno di nevi, orsi polari, di tutto quello che volete voi. Andiamo. Tanto io mi sono fatto anche le torce. Le mettiamo qui al posto della. No, le mettiamo qui al posto degli alberi degli spruzzi. Ragazzi, ci converrebbe proprio. Ci converrebbe. Dico, ci converrebbe. Io non devo parlare mai più. Ci converrebbe non morire per questa notte. Perché. Un attimo, che c'ho il dito che mi trema. Comunque possiamo andare ad uccidere quello scheletro, che non so neanche dove è finito. Sicuramente è andato nella caverna. Robo di questo genere. Vabbè, noi ritorniamo per la retta via e andiamo a trovare queste pecore, le famosissime pecore. Andiamo, ragazzi, andiamo. Ecco uno scheletro che potrebbe benissimo uccidere. Quella è una mucca. Quindi noi uccidiamo quello scheletro. Danno critico, poi tre spadate normali e boom, lo scheletro è cotto. Come immaginavo.
Danno critico! Ok. Dai, sì, vabbè, danno critico, poi ci sono 3 miliardi di mob. Una volta che voglio uccidere uno scheletro, boom, ti si avventano tutti quanti. Ragazzi, questa è Minecraft. Ecco, ma moriamo. Moriamo. Vabbè, lasciamo stare. Mettiamo una torcia qua. Una torcia qua. Poi, vabbè, le torce ovviamente, ragazzi, le togliamo. Perché fare le torce servirebbe il carbone. E il carbone non è che ci piove addosso. Dio, 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 Dio. Dio, aiutami! Oh! Ok. Allora, siamo sopravvissuti ad un creeper. Siamo sopravvissuti, ma solamente una volta. Il resto delle volte moriremo come dei piccoli maiali, porcellini, come ci volete chiamare, chiamateci. Benissimo ragazzi, allora vedete che quindi il metodo funziona? Ma non ci sono pecore. Viaggiare fa bene. Ma dormire altrettanto. Quindi, poi qua c'è la neve, sì, qua c'è tutto ragazzi, qua c'è tutto. Poi ci facciamo il pane. Ehi, oh, oh. E non mi rubare le cose, ma sei proprio una braciola, sì. No. No, vabbè, ragazzi, oltre, vabbè, le barbabietole che mettiamo qua, prendiamo anche i semi. Prendiamo le barbabietole e mangiamo un po'. Anche se mangiamo, cioè abbiamo metà di vita. Chi se ne frega? L'importante è sopravvivere. Vado, già 12 siamo arrivati. Vabbè, prendo il grano per farmi il pane sempre se nessuno me lo ruba. Se nessuno lo prende, lo coltiva, è diverso. È diversissimo, ragazzi. È diversissimo. Ok, vabbè, 3 messaggi di WhatsApp, non se ne frega nessuno. Vabbè, ragazzi, abbiamo trovato il villaggio dei villaggeri. Siamo sopravvissuti. Io direi che per questo video posso essere finito qua. Cerco di fare la coltivazione più grande della vita. Mangiamo, sopravviviamo. Io concludo quel video. Spero che vi sia piaciuto. Lasciate 2 mi piace per un prossimo video. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Bella raga.